tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video qui a Giapioz. E oggi siamo tornati in un grandissimo episodio qui su FIFA 17. E ragazzi, a differenza del Road to Division 1, oggi porterò una nuova tipologia di video, che è un semplicissimo draft. Spero che vi piaccia, se è così lasciate tanti pollici in su. Cerchiamo di superare i 5 like. Ma dopo detto questo, andiamo a farci il nostro draft. 3, 2, 1. Vamos! Ci sono questi 5 moduli. C'è il 4-3-3 offensivo, 3-4-3 lina. Vabbè, quest'altri non mi interessano. Allora, 3-4-3 è buonissimo perché sono le ali e gli esterni, o se no il 4-3-3 offensivo. Però io opterei per il 3-4-3 in linea, molto offensivo, ci sono diversi giocatori buoni per il draft. E andiamo con questo 3-4-3 offensivo in linea. Vai, accediamo al draft. Oh, adesso dobbiamo scegliere. Oh, Lionel Messi. C'è Ben Arfa, Messi normale, Neymar normale, la Gazzetta, e c'è Ronaldo Tox. Prendiamo Ronaldo Tox. Preso. Dobbiamo fare l'intesa. Intesa e livello valutazione squadra. Intesa 100. Valutazione squadra non lo so, ragazzi. Io spero di fare un 192 o 193 draft challenge. Adesso andiamo con la AD. AD, dai, AD, 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 AD. Buono, buono. C'è Messi if, però ci potrebbe uscire pure in altre versioni. C'è Bale in forma, però io non me la voglio rischiare, quindi prendo Messi if. C'è anche in altre versioni Messi. Vediamo un po' la punta. ATT, 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 ATT. Gonzalo Higuain, buonissimo, buonissimo. Suarez if, buonissimo. Questo mi piace, perfetto. Tridente perfetto, ragazzi. Tridente proprio perfetto. Adesso andiamo col CC, importantissimo. Importantissimo CC. Diciamo, prendiamo un Pogba if, prendiamo Pogba. Meno, aumentiamo. Adesso esterno destro. Tutti argentoni. Che prendo? C'è questo qui 74. Se no, che possiamo prendere? Qualcuno che potrebbe fare intesa, qualche brasiliano. Prendiamo questo if, dai, tanto lo cambieremo. Poi altro CC. Boh, Modric è buonissimo, c'è anche De Bruyne. Però io non mi rischio, regà, punto su Modric normale. E aspetta, andiamo intanto nelle riserve, magari ci dice bene, continuiamo dopo lì. Adesso andiamo nelle riserve e troviamo lo schifo, perciò schifo per schifo prendiamo questo if. Questo Tots. Adesso che prendiamo? Oh, buono, buono. Sì, lo schifo, no, buono. Prendiamoci. Boh. Dobbiamo alzare la valutazione, quindi prendiamoci questo russo. Va, tanto per alzare la valutazione. Buono, Neymar è buonissimo. Neymar in forma. Io lo prendo, ragazzi. Neymar lo prendo tutta la vita. E lo metto subito qui. Ok. Dopo lo spostiamo. Bale, buonissimo. Bale if, anche se c'è Turan che è buono. Però io prendo Bale if, ragazzi. Prendo Bale, prendendo lui. Poi vediamo un altro giocatore. Buono, Cavani è buonissimo. Che ci fa alzare tantissimo la valutazione. Buono Cavani. Buonissimo. Adesso io andrei a trovare questo esterno sinistro. Carrasco è buonissimo, ottimo Carrasco. E mettiamo Carrasco lì. Carrasco è buonissimo. Se io adesso metto Bale qua e metto momentaneamente, facciamola così, stiamo lui di qua. E Carrasco, mettiamo CC. Tanto può farlo CC Carrasco. Per il momento facciamola così la formazione. Poi facciamo i cambi dovuti. Vediamo un po'. Nella panchina
panchina c'è lui che mi piace tantissimo, c'è Danilo, visto che noi stiamo facendo la... Prendiamoci Danilo, va. Metti caso dopo non ci capita... Prendiamoci Danilo. A parte potevo prendere pure... Adesso andiamo il difensore. Difensore. Savic c'è. Cioè. Prendiamoci Savic che è della Liga Spagnola. Che eventualmente... L'altro difensore. Dammi... Buono, David De Luiz è ottimo. Che se io lo sposto qui mi fa intesa con Neymar. Vabbè, aspetta un attimo, cerchiamo un altro difensore. Dammi Ramos Godin e niente. C'è Underwild o che è della BPL volendo se. O c'è Musacchio, però Musacchio non mi piace, prendo Underwild. Allora, adesso torniamo, spostiamo David Luiz qua e c'è una buona valutazione squadra, molto buona direi. Che se adesso cerchiamo un altro, andiamo nelle panchine, il portiere lo vediamo alla fine ragazzi. C'è Royce che è ottimo, c'è anche Salah, ma io dobbiamo alzare la valutazione, quindi prendiamoci Royce. Allora, qui non c'è niente di buono, a parte forse Çalhanoğlu o Tolisso. Prendiamoci Tolisso che è francese. No, a parte CC, prendiamoci l'esterno, va. Prendiamoci sto Moreno. Vediamoci un altro difensore, un altro... Allora, c'è Renato Sanchez, è buono, c'è Herrera che è... o Oscar. Io direi di prendere Oscar quasi quasi. Però c'è Herrera che è spagnolo, Oscar che è brasiliano. Prendiamoci Herrera che è spagnolo. Potrebbe servire o Oscar. Prendiamoci Oscar, vai. Adesso però tutti oro non rari, che schifo, c'è sta abbastanza a valutazione. Il portiere lo vediamo alla fine ragazzi, è il ruolo più importante. Io direi di prendere Zuma quasi quasi. Prendo Zuma o Sergi Roberto, direi di prendere Zuma. Prendiamoci Zuma, vai. Ora facciamo i cambi dovuti, Buono, Handanovic è buono, Valdés è buono. Allora, noi abbiamo due difensori, cioè potrebbe servirci anche uno da BPL, andrebbe bene. O BPL o Lega. BPL c'è Bravo. Prendiamoci Bravo. Bravo Motm. Adesso cerchiamo qui un buon portiere, prego, buon portiere, portiere, portiere buono, portiere buono. Portiere, cioè Buffon lo prendo, cioè Buffon che lo prendo subito. Buffon lo prendo subito. Adesso andiamo a fare i cambi, ragazzi. Allora. Andiamo a fare i cambi, ci mettiamo Bravo al massimo. È un 100, diciamo 191, ragazzi. Un 191 diciamo. Vediamo l'allenatore. Allenatore, vediamo un po' che allenatore ci esce. Non ci interessa. Quello portoghese. Allora, Bundesliga, Liga NOS o Premier League. Io prenderei Pochettino che ci porta intesa a 100. Lui no. Prendiamoci Pochettino, vai. Pochettino, scusate la pronuncia ragazzi. Ecco qua, abbiamo un 191 draft challenge, buonissimo ragazzi, un 191 draft challenge. Fatemi sapere se vi piacciono i draft, cercherò di portarvene altri, speriamo che vi piaccia. Un secondo, vado a riaccendere la luce, che un secondo ragazzi. Ecco ragazzi, ecco, se no
passo. Ecco qui ragazzi, adesso ci andiamo a giocare sto draft. Molto buono, direi un 191 draft molto molto buono. Adesso andiamoci a cercare il nostro, come sempre, il nostro degno avversario. 3, 2, 1 e andiamo. Eccolo qui. Andiamoci, mettiamoci la maglia da Roma. Ah ragazzi, mi sa che mi sono sbagliato, ho fatto draft singolo. Comunque la prossima volta porto draft online, mi sono sbagliato. Mi sono sbagliato, scusatemi ragazzi. Diciamo che abbiamo fatto una sorta di ibrida. Abbiamo fatto una sorta di ibrida Liga Spagnola e BPL. Purtroppo non abbiamo trovato tipo giocatori tipo Sergio Ramos. Adesso vai Messi, se ne va Messi, vai Lionel in mezzo, mamma mia. Ancora, vai per Messi, vai Lionel Messi, ancora per Gareth Bale, Bale che l'appoggia, ancora, eccolo per Neymar, a giro! Dai ragazzi, ce la possiamo fa, dai. Però mannaggia, io che la difesa a 3 non è che invece trovo tanto bene. Va bene David Luiz. Ma quando sta il fallo? Arbitro venduto. Arbero. Vai CR7. Ancora per Neymar. Ancora, vai Neymar, vai di skill. L'hai visto Lionel Messi? Vai Messi! Ma che te sei magnato? Neymar, CR7, ancora l'ha visto lui. Suarez! Che te sei magnato? Angolo, sto portiere non si sa quello che sta a fare. In mezzo per David Luiz. Mamma mia, no. Un po' così. Se mi vedete un po' per diagonale ragazzi, ma se no non vedo la televisione. Eccolo, vai Messi. Eccolo, e simbola lui, l'1-0, il nostro bomber CR7, 1-0, CR7 ragazzi, Cristiano Ronaldo. Messi, interno Messi. Passa la prima, Messi. Non puoi fare ste cose. Che so ste cose, non si fanno vedere. Vai Modric, l'hai visto interno? No, che è sto schifo di passaggio? Ancora per Zuma. Appoggia per Bale. Ancora per Carrasco, vai Ferreira Carrasco, ancora per CR7, appoggiala ancora Ferreira Carrasco. Interno per Suarez, Luis, e non sbaglia! C'è Luis! Suarez, 2-0! Adesso esplode qui lo stadio Bernabeu, dovrebbe essere, boh. Santiago Bernabeu, il Camp Nou, non lo so quello che stadio è, però è esploso, so solo che è esploso, dai ragazzi, dai. E facciamo i cambi dopo. Voglio provare anche Cavani. Ancora per Suarez,
Vai CR7 ancora Neymar. 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 E non sbaglia. C'è lui. Neymar. 3-0. Non sbaglia Neymar. Io direi di fare un altro cambio, ragazzi. Dai. Vai. Entra... Comunque, ragazzi, sono entrati. Se non so se l'avete notato, ma sono entrati Pogba e Cavani, eh. Angelone Pogba. Vai per CR7. Ancora Pogba. L'ha visto largo per CR7. Ancora CR7. Ancora se ne va CR7. L'appoggia per Pogba. Pogba! Niente. Angolo, 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 angolo. Vai Messi. Non sta segnando Messi, ragazzi, però mi pare ha fatto due assist. Mi pare, no, un assist ha fatto. Per Matador. Ha visto largo Messi. Anzi no, Royce, ancora Royce, è entrato anche lui, ragazzi. Ancora Royce. Neymar, ancora per il Matador. No! No! Pochissimo, ragazzi, pochissimo. Vai Neymar da solo, non c'è nessuno in mezzo, sì, mo sì. No! Mamma mia, ma quella palla lì. Non c'è arrivato Cavani. Dai però Cavani. Ancora per Cavani. Va bene, va bene, va bene. Un 3-0, tranquillo, tranquillo. Va benissimo così. Peccato, avrei voluto che segnasse anche Messi, però va bene così, va bene. Così segniamo tutti e tre il tridente spagnolo. Però va bene così, dai. Come sempre la predanza è il nostro CR7, ragazzi. Va bene, va benissimo così. Avanziamo. Prima vittoria, ragazzi. Prima vittoria. Va bene, ragazzi. L'episodio è giunto al termine. Spero che vi sia piaciuta questa tipologia diversa di video. Un draft, un 191 draft challenge devastante. Secondo me, a me non avevo. Scusate la gamma. Non avevo mai provato una squadra così devastante. Soprattutto qui su Foot, perché io, insomma, non è tanto che ci gioco. E spero che voi vi abbia fatto piacere, vi abbia strappato qualche magari risata, qualcosa del genere. Spero quindi che arriverete almeno a 5 like. E se volete che io continui questo draft, che vi porti il continuo di questo draft, superiamo almeno i 5 like. Va bene, ragazzi, quindi lasciate tanti pollicioni in su, commentate qui sotto se qual è il giocatore più forte, migliore di questa squadra. Il mio, lo sapete, il Bomber CR7. E commentate anche se volete che continui questo draft. E quindi lasciate tanti pollicioni in su, commentate, iscrivetevi a questo canale se ancora non l'avete fatto e condividete il video. E ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi.